Una tensione fra etica e realismo, cioè quella di operare concretamente sulla base dell'etica dei fini e del realismo dei mezzi, tenendo aperti canali di comunicazione anche con le parti, gli attori, gli stati che ai diritti umani sembrano indifferenti, quando non ostili, ma cogliendo occasioni per lanciare segnali come quello della sospensione della fornitura gratuita di parti di ricambio degli F-16 all'Egitto, paese che dobbiamo continuare comunque ad incalzare, costruttivamente. La componente socialista voterà a favore di questo provvedimento nella speranza che, crediamo davvero fondata questa volta, nella speranza che sarà l'ultima proroga che ci troviamo ad approvare. Grazie. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Artini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questa è, spero vivamente, lo auspico che al Senato si comprenda, e questa non può essere l'ultima volta che si va a discutere un decreto di proroga e di rifinanziamento delle missioni. Proroga e rifinanziamento che mi viene nuovamente da ripetermi, ma è una prassi che ormai è stata utilizzata per anni, decenni oserei dire, e che anche oggi in maniera molto stanca ci ha portato alla fine di questo provvedimento. Stanca perché la discussione in aula questa volta era estremamente difficile, e soprattutto in questo caso in cui il decreto è arrivato con molto ritardo alla Camera, con tempi estremamente contingentati, con commissioni che hanno fatto lavori senza possibilità di discussione e con nessun tipo di apertura da parte del Governo, nemmeno in fase di ordini del giorno. Questo decreto ripropone tutto l'insieme delle missioni e ne aggiunge altre, penso alla già discussa in fase di emendamento Acta Defense, penso al supporto navale nel Mediterraneo per quanto riguarda la NATO, che va ad aggiungersi ad Active Endeavour e a Mare Sicuro e a Eunavfor Med, e che configurano anche per questo decreto una netta propensione alla parte militare, anche superiore a tutte le aspettative. Voi considerate che se si escludono i 120 milioni di euro che vengono dati alla polizia afghana, la parte di cooperazione non supera nemmeno l'impegno navale e militare nel Mediterraneo. Ecco, questo un po' per dare l'ordine di idee di quello che questo decreto va a impattare da un punto di vista di impegni finanziari e quindi militari. Ovviamente rimane, e io spero se ne possa fare una discussione politicamente diversa, che non vada nella retorica di dire chissà quante scuole. Meno male eravamo in Afghanistan perché si è scolarizzato in maniera incredibile quel luogo, eccetera, ma che si passi veramente a una valutazione diversa, una valutazione sia nei fatti e che risponda anche alle non applicabili logiche che la NATO ha portato anche dopo ISAF, la missione non combat che doveva essere risoluto supporto. In realtà si sta rivelando la medesima missione di prima, dove gli americani stanno facendo lo stesso, applicando gli stessi metodi precedenti, e soprattutto dove le nostre forze non stanno facendo training agli ufficiali e alle altre forze afghane, ma in particolare e soprattutto stanno facendo force protection nella base di Herat. Come dicevo, Active Fence è una delle nuove missioni che viene introdotta, e Active Fence è uno dei problemi maggiori, non solo da un punto di vista di quella tipologia di azione che va a fare, ovvero mettersi nel mezzo tra quella che può essere la visione russa e la visione NATO di come approcciarsi alla Siria, ma dà anche un'impressione di come in sede NATO la nostra opinione conta ben poco, ma soprattutto non solo conta ben poco, ma noi siamo quelli che, nel caso ci sia un problema, ci ritroviamo a sanare tutte le
assenze degli altri paesi. Io non giustifico il fatto che noi, cioè, non comprendo il fatto che si sia andati lì, non lo comprendo ancora meno rispetto al fatto che la Germania ha fatto un determinato tipo di passaggio, appunto, parlamentare, decidendo di fare un percorso di uscita da quella situazione per non creare conflitti verso i propri interessi nazionali. Vale lo stesso per la Spagna in Afghanistan. La Spagna aveva deciso di chiudere al 2015 la propria esperienza in Afghanistan e l'ha chiusa senza nessun tipo di problema, essendo comunque parte di un'alleanza. La nostra realtà è quella in cui noi, di fronte alle richieste del Pentagono, è quella di aderire a qualsiasi, incondizionatamente a qualsiasi tipo di richiesta, senza nessun tipo di ritorno. Colleghi, gentilmente, c'è un collega che sta parlando, sì, se potete abbassare il tono della voce, grazie. Non mi stavano disturbando. Allora le chiedo scusa, anzi chiedo scusa ai colleghi, però diciamo, siccome ci siamo tutti, poi possono disturbare. Prego. Grazie mille, grazie Presidente. Per cui il parere di Alternativa Libera è possibile su questo decreto è assolutamente contrario. Noi voteremo contrari a questo decreto, penso sia anche una buona pratica di conclusione dell'uso dei decreti legge, confermare che questo metodo e questo, nel merito, questo sistema non ha funzionato. Io auspico che si vada a approvare la legge quadro e che questo Parlamento abbia anche la forza di creare delle buone pratiche di gestione di quella nuova legge, da delle possibilità diverse, quelle possibilità vanno esplorate, io penso sia opportuno valutarle. Non ho altro da aggiungere se non il rammarico anche in alcuni ordini del giorno che avevano una logica, penso all'ordine del giorno relativo all'approccio alla missione EUNAVFOR Med, perché anche se siamo sotto un comando europeo, il nostro impegno nei confronti dell'Europa, essendo in maggiori contributori, in comando della missione e quindi con un ruolo preminente, poteva essere anche quello di impegnarsi a non effettuare azioni di formazione in acque territoriali libiche prima che questo Parlamento, come ci era stato promesso più volte dal Ministro sia degli Esteri che della Difesa, approvasse questo tipo di passaggio. Ricordo e concludo che EUNAVFOR Med è costituita da tre fasi, di cui la seconda divisa in ben due fasi, che prevedono un ingresso nella parte territoriale delle acque territoriali libiche se e solo se c'è un'approvazione diretta da parte del Parlamento. Era questa l'intenzione di quell'ordine del giorno e il rammarico che ci porta comunque a votare contrario a questo decreto è ulteriore rispetto a quel tipo di decisione. Grazie. È scritto a parlare onorevole Altieri, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Annuncio il voto positivo della componente dei Conservatori e Riformisti sul decreto di rifinanziamento e proroga delle missioni internazionali. È un voto favorevole che sentiamo di dare in particolare agli uomini e alle donne delle Forze Armate che da quasi 20 anni servono il nostro Paese in teatri di crisi, in teatri molto lontani, per difendere la pace e all'interno dei nostri territori e in quei teatri di crisi. L'Italia in questi anni ha brillato a livello internazionale essenzialmente per il lavoro di questi uomini e di queste donne, per il grande sacrificio e la grande capacità con cui